Io ho definito questo concetto della spirale negativa del trader per indicare sostanzialmente lo stato d'animo del trader che comincia a perdere. Quando un trader che non possiede un piano preciso e soprattutto non ha ancora imparato a gestire le proprie emozioni, il proprio rischio, tende a commettere un errore fatale, un errore terribile, che è quello di aumentare la posta come se si trattasse proprio di un vero e proprio scommettitore che sta giocando al blackjack o alla roulette, aumentare la posta man mano che perde. Questa cosa qui suona in questo modo. Io ho esperienza diretta all'inizio della mia carriera di questa sensazione, poi fortunatamente l'ho velocemente abbandonata. Come suona? Suona in questo modo. Un investitore prende una perdita. E magari non si era attenuto perfettamente al suo piano, no? Magari aveva azzardato e la sua sensazione diventa quasi una rivalsa, quasi un bisogno di vendetta da un lato e dall'altra un bisogno di ritornare quantomeno in pari, no? Per recuperare quella perdita. E quindi cosa dirà? Dai, non importa se non ho seguito il mio piano la prima volta, adesso faccio un altro investimento, torno a zero e poi mi comporterò, poi farò il bravo bambino. Magari invece perde di nuovo. Nel momento in cui perde di nuovo, si trova due perdite sotto lo zero e a quel punto comincerà a fare una delle cose più gravi che gli possano venire in mente, cioè raddoppierà la posta in gioco. Tanto sempre con lo scopo di tornare a zero e poi si comporterà da bravo bambino. In realtà, se si verificherà che lui questa seconda scommessa la portasse a termine positivamente e tornerà a zero, comunque avrà imparato a comportarsi male. Quindi avrà messo da parte un comportamento negativo. Se peggio invece dovesse di nuovo perdere, ecco che entrerà nella spirale, comincerà a dire: va bene, punto 4 volte la mia posta iniziale solo per tornare a zero, ma poi mi comporterò bene. E questo di fatto sta facendo sì che questo investitore, questo trader, si stia costruendo proprio sulla base di un comportamento sbagliato, cioè le sue fondamenta sono le fondamenta di uno scommettitore. E questi, tra l'altro, sono anche incredibilmente dei comportamenti tracciati da alcuni tipi di broker, soprattutto quelli più speculativi, soprattutto quelli i cosiddetti market maker, no? Quelli che non fanno da intermediari come le banche, ma che ci giocano contro, no? Questi proprio vengono tracciati i nostri comportamenti, ci sono degli algoritmi che servono proprio a identificare questo tipo di investitori. Perché? Perché chiaramente è sempre molto conveniente montare un business contro un investitore che si comporti in questo modo qui, perché questo tipo di investitore è un investitore naturalmente perdente.